Un anno di celebrazioni per una scrittrice che oltre a essere ancora oggi l'unica italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, è stata un'intellettuale libera e impermeabile alle convenzioni sociali che l'avrebbero limitata ai ruoli di moglie e madre. È nata esattamente 150 anni fa grazie ad Eledda e proprio questa mattina è stato inaugurato nell'aula magna dell'Istituto Ciusa di Nuoro l'anno delle celebrazioni delle Diane. Beh, oggi vedremo anzitutto una presentazione di quella che è la nostra idea di queste celebrazioni, il ruolo forte della donna, grazie De a lei, da una donna dei nostri tempi, sarà un po' il filo rosso che attraverserà tutte le iniziative in Sardegna, in Italia e anche fuori dall'Italia, visto che saremo a Stoccolma, a Dubai e a San Pietroburgo. Un evento di apertura che è intitolato Grazia deledda, una donna che non mise limiti alle donne, dedicato alle donne afghane che ancora e soprattutto oggi potrebbero essere ispirate dal messaggio di indipendenza lanciato oltre 100 anni fa dalla scrittrice nuorese. Oggi abbiamo scelto di affidarci a un collettivo di scrittrici sarde, molto brave, da una molto giovane di 18 anni a una molto affermata come Cristina Caboni e poi naturalmente avremo Forte il messaggio di due colleghe giornaliste, che sono Mariangela Pira di Sky e Farian Sabai del Corriere della Sera. All'evento, cui hanno preso parte i rappresentanti del Comitato Istituzionale, la Provincia, il Comune Inuro, il MAN, Uninur, la Fondazione di Sardegna, era presente anche il presidente della Regione, Cristian Solinas, che prima della cerimonia ha deposto una composizione floreale sulla tomba della scrittrice nella chiesa della Solitudine e che ha speso parole di riconoscenza e ammirazione per la figura di Deledda. Grazie a Deledda rappresenta un'icona di donna sarda che ha saputo tratteggiare nei suoi scritti il nostro mondo, l'anima più autentica dei sardi e credo sia un biglietto da visita a livello internazionale davvero eccellente. Consentitemi un cenno a Marianna Bussalai, tutte donne del Nuorese che hanno dimostrato in tempi veramente antesignani come le donne potessero essere parte di un cenacolo internazionale dal punto di vista culturale. È come la cultura sarda nella sua identità, nella sua specificità non fosse un limite, ma uno strumento eccelso per poter dialogare col mondo.